Siamo in compagnia di Lorenzo De Michelis, titolare e fondatore della Valery, che è nata nel 1979 qui a Sommariva del Bosco, dove ci troviamo in questo momento. Allora, innanzitutto, vabbè, voi siete un'azienda leader della lingerie, nel beachwear di lusso, ma questo poi lo affrontiamo dopo. Affrontiamo però il discorso di come avete fronteggiato l'emergenza Covid-19 dal punto di vista lavorativo. Ma c'è stata un'ampia riflessione in famiglia sul fatto di convertire o non convertire in mascherine. Io non ero molto d'accordo, ma ho dovuto seguire la maggioranza dei giovani, di mia figlia e di mia nipote. Hanno vinto loro, hanno vinto bene. Siamo partiti subito a fare delle mascherine. Tipo FFP2, che poi abbiamo passato a certificare tramite il Politecnico di Torino e tramite il Politecnico di Bologna, l'Istituto di Medicina del Lavoro. Le nostre mascherine sono certificabili, sono a norma 14683. E abbiamo prodotto mascherine fino, diciamo, verso fine maggio. Poi abbiamo fatto un buon mese di mascherine facial, mascherine filtranti. Le abbiamo vendute non solo in Italia, in tutto il mondo. La nostra produzione, attenzione, è una produzione che è andata dai 500 ai 700 pezzi al giorno. Perché questa era la nostra capacità produttiva. Finito le mascherine, abbiamo ripreso a fare i nostri campionari che sono stati fermi 3 mesi, cioè intendo dire le nostre nuove collezioni per la primavera e estate 2021, e in forma ridotta, ma noi presentiamo tutti i campionari come dovevamo presentare antecedente il lockdown. Assolutamente. E, tra l'altro, non solo il discorso campionari, ma poi avete ripreso anche l'online. Sì, grazie a mia nipote che è un'esperta e che aveva già fatto la tesi triennale sull'online di Gucci, si è subito attivata da febbraio e noi dal 1º maggio eravamo attivi con la nostra piattaforma online, che abbiamo avuto dei riscontri pressoché inimmaginabili. Le vendite, le richieste da tutto il mondo che ci sono pervenute dei nostri capi messi sulla piattaforma. È stata una buona notizia, una buona cosa. Adesso la rafforzeremo con le collezioni dell'autunno-inverno, modificheremo cosa non ha funzionato e dobbiamo rafforzarci nell'online il più possibile. Mi diceva prima di cominciare l'intervista, che sempre nel discorso Covid-19 il sistema moda perde il Sì. 40% del fatturato e poi anche un 25-30% per quanto riguarda Sì, il 2021. io mi confronto con i miei, diciamo così, quelli che fanno la stessa tipologia del mio prodotto e non solo, anche con aziende più piccole e aziende molto più grandi. Comunque il sistema moda, ahimè, è un sistema che se ne parla troppo poco, ma è molto 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 penalizzato, perché noi ci siamo trovati con il blocco del lockdown a consegna dei nostri prodotti ai nostri clienti, e antecedente al lockdown noi avevamo consegnato circa il 50%. E l'altro 50% lo stiamo consegnando ora con sconti, con
delle condizioni particolari che, perché nel contempo la merce stagionale si deprezza. Ecco, questa cosa che se ne parla molto poco, però la nostra merce, essendo una merce puramente stagionale, si deprezza. I nostri clienti ci chiedono lo sconto o la possibilità di reso a fine stagione. Ecco, questo incide circa il 40%, è una perdita secca netta del 40% del fatturato. Ma proiettati anche per il 2021, non si riprende, riprenderemo un 25-30%, ma saremo ancora sotto fatturato di un 25-30%. Questo un po' tutte le aziende del settore moda, sia i nostri fornitori di materia prima e sia i nostri concorrenti. Queste sono le cifre che circolano nel sistema moda, Nel panorama moda. nel panorama nostro. Allora, lei da Sommarivese e comunque dal fatto che dal 1979 questa azienda è qui radicata a Sommariva del Bosco, che significato si dà in questa cosa? Comunque, lei è del territorio, ha investito qui sul territorio, è vero che poi voi avete dei mercati estesi, avete delle mire sicuramente lunghe, lungimiranti, però questo rafforza un'identità, in questo caso Sommarivese, no? Sì, beh, noi siamo un'azienda del territorio, cerchiamo di tenere e di assumere i dipendenti del territorio, del nostro comune, cerchiamo di fare il meglio possibile, però ahimè i tempi sono molto difficili, difficilissimi. In futuro vedremo come orientarsi per una diminuzione di fatturato. Lei mi diceva che dopo la crisi del 2009, 10 anni fa avete fatto un salto Sì. netto, no? Dal medio all'alto, lei mi ha detto prima. Sì, dopo la crisi del 2009 che a noi ci ha toccato, ma per la verità ci ha toccato meno di certi settori e meno di certe aziende, perché il nostro fatturato export vale solo 35-40% e il 2009 diciamo che lo Stato, che sono stati più coinvolti oltre il Nord America, oltre gli Stati Uniti e la Russia. Noi avevamo delle quote abbastanza grandi in Russia e delle quote minime negli Stati Uniti, per cui siamo riusciti a superare abbastanza bene questa crisi, ma ahimè ci ha fatto riflettere molto e pensare che nel prezzo medio, medio basso, c'era poco da stare allegri. Allora ci siamo spostati sul medio alto alto e i frutti sono stati superiori. Ecco, le cose sono andate meglio, meglio di adesso, perché nel contempo la Cina ci ha invaso di prodotti a dei prezzi ridicoli, bassissimi, cosa che nessuna azienda europea può controbattere questi prezzi. E prima mi diceva anche, poi chiudiamo, che voi avete puntato molto sulla qualità, quindi con prodotti di qualità, ecco, con questa chiave di lettura, quali sono i vostri progetti futuri? Ai nostri progetti futuri sono ancora di aumentare la qualità. Tra l'altro noi stiamo portando parecchie lavorazioni dall'esterno all'interno della nostra azienda e cerchiamo ancora di aumentare la qualità sui nostri consumatori, che è importantissima. Abbiamo brevettato circa una ventina di modelli, che sono modelli espressamente creati da noi, e puntiamo tutta sulla qualità, perché comunque i mercati estero, tutti i mercati che noi vogliamo andare a integrare, già dove vendiamo, ma vogliamo rafforzare questi mercati, sono rafforzabili solo con un'alta qualità che deve essere made in Italy. Perché nel mondo del fashion ci sono ancora delle nicchie molto importanti che vogliono il made